Buona giornata e benvenuti all'ultima puntata su come costruire un Bartop Arcade. Come vedete, il Bartop è finito, è già qualche giorno che lo sto usando, funziona tutto benissimo. Oggi vedremo tre semplici cose: come si montano le casse. Avrei voluto montare delle casse vecchie che avevo in giro, ma erano troppo grosse e non andavano bene, quindi ho dovuto comprare delle nuove casse su Amazon. E poi vedremo come ho attaccato qualche adesivo giusto per abbellirlo un attimino, mi sembrava un po' spoglio. E poi la cosa principale della terza puntata, come vi avevo già detto nella prima puntata, nella terza puntata avremo montato il software e installato le ROM. Come vedete, qui già c'è una ROM funzionante, quella che stavo usando prima. Niente, partiamo subito col filmato. E se avete bisogno di qualche delucidazione, se volete costruirne uno, scrivetemi pure qui sotto. Vi lascerò tutti i link che ho usato per installare la ROM. Il programma, il RetroPie, vi farò vedere dove l'ho preso, vi lascerò il link qui sotto, così almeno potrete andarlo a scaricare. Vi farò vedere come si installano i quattro programmini e come si usano. Prima cosa dovete far partire il link che vi ho segnato qua sotto con scritto RetroPie. Vi si aprirà questa pagina retropie.it. Dovete cliccare qua, tutto software necessario lo trovate qui. Ok, dovete premere qua Download RetroPie 4.3. Ci vorrà un po' di tempo perché sono più di 600 mega. E poi ci servono questi altri programmini che ci sono qua sotto: Win32 Disk Imager, SD Formatter e FileZilla. Scarichiamo tutti questi file.
Scaricate anche questo se non ce l'avete, 7 zip per gestire i file compressi. Io ho già WinRAR e quindi userò quello. Per comodità mi sono creato una cartella, questa cartelletta con scritto RetroPie. Dentro qui ho messo tutti i file che vi ho detto di scaricare. Prendete il file image e estraetelo. Quando lo estraete troverete la ISO, questa è la ISO. Allora, adesso bisogna fare così, bisogna mettere la micro SD e formattarla. Ora andiamo, dobbiamo essere sicuri che stiamo formattando la memory card giusta, e questa è la mia, vedete, è in E, 29 giga, formatta. Questo passaggio è da fare semplicemente perché bisogna formattarlo nel formato che ci viene richiesto. Poi bisogna far partire, installare Win32 Disk Imager. Io chiaramente questo l'ho già installato. Lo trovo qui. Dispositivo, e vedete questo che dispositivo è, che è la micro SD che io appena ho formattato. Ora vado a cercare il mio bel file, la mia bella ISO, vedete, qua c'è la mia bella ISO, apro, ok, è venuto tutto, ora se è andato tutto a posto, andremo a controllare cosa è successo nella micro SD. Ecco, questi sono i file scritti dalla nostra bella ISO. Ora il computer non riesce a leggere questi file. Dobbiamo prendere la micro SD e inserirla nel Raspberry e poi collegare il Raspberry allo schermo. Ora siamo pronti per creare la nostra bella pennetta USB per inserire le ROM nel nostro Raspberry. Allora, prima cosa dobbiamo inserire una pennetta USB nel PC. Come vedete me l'ha riconosciuta, bisogna formattarla nel formato FAT32 predefinito, vedete, avviate, ci vogliono circa una decina di secondi e il gioco è fatto, vedete, completato. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aprire la cartelletta, dobbiamo aprire la nostra pennetta USB, la mia e la E, e dentro dobbiamo creare una cartelletta che si chiama RetroPie, quindi RetroPie, tutto in minuscolo. Ora siamo pronti per togliere la pennetta USB dal PC, inserirla nel nostro Raspberry senza avere il cavo dell'alimentazione attaccato. Poi inseriamo il cavo dell'alimentazione, si accenderanno le due luci del Raspberry, quella rossa e quella arancione. Quella arancione vuol dire che la console sta lavorando. La lasciamo lavorare fino a quando le luci arancioni non si spengono, poi tireremo fuori la nostra USB. Perfetto, il mio bel Raspberry ha finito di lavorare, ora stacco la pennetta e la inserisco nel computer. Come vedete c'è sempre la mia bella cartelletta con scritto RetroPie, la apro e vedete adesso troverò queste tre cartellette. A noi interessa questa bella cartelletta con scritto ROM. Ecco, questi sono tutti gli emulatori che abbiamo installato. Ora non ci resta che mettere le ROM tipo del MAME. Il tutorial è finito, spero che vi sia piaciuto. È stato molto lungo, l'abbiamo diviso addirittura in tre parti. Io del mio Bartok sono contentissimo, anche se non lo uso quanto lo vorrei usare, ma quando lo uso mi diverto tantissimo. Spero che vi iscriviate al mio canale e se avete qualche bisogno, qualche di aiuto, qualche chiarimento, o volete che vi faccia un altro tutorial per quanto riguarda il Bartok, scrivetemi qua sotto e sarò lieto di farlo.